Sì? Voglio scusarmi, reverendo. Passavo davanti alla sua chiesa quando... un'idea mi ha colpito e... Se non le fosse di troppo disturbo, ecco, dedicarmi qualche minuto, io le sarei eternamente grato. Per Giove, lei non è George... Weber. Oh, ma certo! George Weber! Santo cielo! Bene, si accomodi, George! Che meraviglia! Lo sa, George, scrivo canzoni anch'io! When you are near, though we're under a cloud, why do I hear rainbows that shine out loud? Why is there music when I'm kissing your glove? Could it be that I have an ear for love? Why, when you smile, do those bells ting-a-ling, turning my heart into a thumping thing? Glee clubs of moonbeams sing your name in the blue. When I hold you near, my love, look into my ear, my love. You'll see that what I say, I hear, my love. Ebbene? Su, via, George, deve essere del tutto sincero con me. Sì. Francamente, io sono sbalordito. Trova che sia veramente professionale. Io lo trovo incredibile. Ma si rende conto, George, che io ho amato la musica per tutta la vita? Sì, scusa, sì, signorina Kirsten, l'amore di tutta una vita. Certo, sì. Ho fatto una mia scelta e non sono insoddisfatto. Certo. Ho preso la strada giusta. Ma lo credo anch'io. Ma la musica, vedi, è sempre lì, giusto? Giusto. A volte, tuttavia, questo diventa quasi troppo. Mi viene voglia di buttare tutto e di dedicarmi a scrivere. Scrivere. Sì. Sì, anche io trovo che dovrebbe dedicarvi, sì, reverendo. Allora, le è veramente piaciuto? No. Colui che ha le mani pulite e un cuore puro e che con l'anima sua non ha ceduto alla vanità. Sì. Sì, certo. Molto bene, signorina Kissel! Ci pensiamo noi! È con me da secoli. Già. Non si preoccupi, può pure tornare in cucina adesso. Non è successo niente! Quanti anni ha? Sinceramente non lo so. Neanche lei lo sa. Ogni volta che la signorina Kissel fa un peto, noi pitiamo il cane. Voglio dire, l'intero spersonalizzato stile di vita, capisce che trascura tutto ciò che è tradizionale e ignora completamente molte delle nostre istituzioni sociali più fondamentali, come il matrimonio, per esempio. Esatto, George. Io credo di essere abbastanza ben orientato psicologicamente. Ho parlato con psicologi, con psichiatri, con assistenti sociali, ma oggi, passando davanti alla sua chiesa, ho pensato, Dio, diavolo, chi meglio di qualcuno che rappresenta veramente l'istituto del matrimonio e tutto quello che significa? Beh, io sarò più che felice di aiutarla. No, è veramente meraviglioso. Beh, per esempio, paragonato a 5 o a 10 anni fa... Senta, forse potrà non credermi, George, ma c'è altrettanta gente giovane che si sposa oggi quanta ce n'era 10 anni fa. Sul serio? Certo, c'è una differenza che si accorda molto bene con questo concetto di spersonalizzazione. Mm. Ci sono molti che non sembrano capaci di assimilare il vero significato della cerimonia. Mm. Potrebbe essere più preciso. Voglio dire, ha sposato gente giovane ultimamente? Beh, ieri ho unito in matrimonio Jennifer Miles e David Henley. Boh, può darsi che lei conosca il padre della sposa, il dottor Miles, un dentista molto apprezzato a Beverly Hills. No, non lo conosco.